Mi trovo a Taranto in via Dante. Non so quale ditta scellerata, così va definita, ha realizzato dei lavori, uno scasso per realizzare, per evidentemente per servizi inerenti appunto a qualche utenza. Approfondirò qual è l'ente specifico, il soggetto specifico. Guardate un po', queste bestie, perché così vanno definite, ed è offensivo anche, ed è l'espressione offensiva verso le bestie che non hanno alcuna colpa. Guardate cosa hanno fatto. Hanno fatto lo scasso, hanno fatto lo scasso, guardate, questi esseri spregevoli, mica si sono degnati di mettere un po' di asfalto, niente, mica si sono degnati di ripavimentare un minimo, cercare di dare un tappetino di asfalto, seppure momentaneo, come dire, temporaneo, di emergenza, nulla. Guardate cosa hanno fatto. Hanno scassato e hanno lasciato letteralmente il vuoto. Qui la gente cade, qui la gente passa e si spezza una gamba. Guardate. Poi cosa hanno fatto? Tutto il brecciolino, tutte le pietre, guardate, lasciate a terra, guardate, le prendo in mano, guardate. Tutto rotto, tutto sfasciato, nulla, in nessun punto è stato messo un po' di asfalto. Qui addirittura si è creato un avvallamento, qui un tratto minimo di asfalto, e guardate qui, cemento, cemento che ha prodotto appunto un dosso. Guardate come si rialza il manto stradale con questa gettata di cemento. Ma si tratta, cari miei, non soltanto di qualche metro, ma di tutto un pezzo enorme di via Dante che va dal cavalcavia e va in fondo, fino al Cabrini e oltre. Guardate qui, guardate, ve lo sto facendo vedere. Sto camminando e vi sto facendo vedere come è stato stuprato il manto stradale. E l'amministrazione comunale non dice un cazzo, non dice un cazzo e non fa un cazzo, subisce in silenzio. È vero, Ciracci? È vero, Melucci? Guardate, guardate, assessore ai lavori pubblici, assessore al patrimonio, così devono essere trattate le nostre strade? Ma voi dove cazzo state? Dove cazzo state? Guardate qui, guardate, guardate. Da settimane, ho proprio ragione a dire che questa non è una città amministrata male, è una città che non viene proprio amministrata, perché ognuno in questa città fa i cazzi propri, ogni ditta fa i cazzi propri, sapendo che il sindaco non interviene, che l'assessore ai lavori pubblici non interviene. Svegliatevi, voi state dormendo politicamente, vi siete addormentati, per voi ci vogliono 10 secchi d'acqua in testa per svegliarvi. Ma è normale? Ma è normale, guardate qui il pullman, come deve passare, deve camminare su pullman nuovi, i nuovi pullman che devono camminare su una strada di merda in cui non ci si è degnati neppure di fare un minimo, ripeto, tappetino provvisorio, e ce ne andiamo qui avanti, avanti, avanti per metri e metri e metri. Da oltre, da settimane questa situazione. E quando qualcuno cade, chi lo paga? Sindaco Melucci, chi lo paga? E mi rivolgo agli oltre che all'assessorato ai lavori pubblici, mi rivolgo proprio agli uffici tecnici, agli uffici tecnici. Voi dovete monitorare il territorio, voi dovete sollevarvi dalla sedia e girare, Ciracci, tu sei il soggetto che devi dare l'input politico. Voglio, pretendo che i funzionari, i dirigenti, lo ripeto, sgambettino, corrano per la città. Se un giorno io divento sindaco, vi farò correre avanti e dietro, ma non con uno spirito punitivo, assolutamente no, ma soltanto così, perché non è possibile subire
questi scempi. Non è possibile, non è possibile. Guardate qui, una città abbandonata a se stessa. Questa è la semina di cui parla Melucci, un fallimento completo. Ecco perché dovete sparire politicamente da Taranto, perché voi fate soltanto guai, guai e guai. Ditelo a qualche povera crista, a qualche povero Cristo che inciampa, che cade e si spezza una gamba.